Una tradizione che più tradizione non si può e che domenica prossima 25 marzo tornerà a rinnovarsi dalla chiesa e dal quartiere di San Giuseppe e lungo le vie Montelatiero e San Marcello per i tre classici percorsi riproposti dalla 33esima edizione della Caminata de San Giuseppe, l'appuntamento cittadino di inizio primavera che riunisce agonisti della corsa e semplici amanti delle sane passeggiate all'aria aperta, scolaresche ed interi nuclei familiari con passeggini al seguito per la manifestazione a passo libero ed aperta a tutti organizzata dalla Spesso Iesi ed ideata 33 anni fa dalla grande ed indimenticabile figura di Paolo Pirani. Con partenza alle 9.30 del mattino ed arrivo sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, la camminata domenica tornerà a far centro coi suoi 2.000 e rotti partecipanti, come fu anche l'anno scorso nonostante pioggia e maltempo avessero provato a mettere i bastoni fra le ruote. Ma la camminata va avanti e prosegue più forte di tutto, animata dalla passione degli organizzatori e dalla irrinunciabilità dell'evento per chi non vuole mancare di inaugurare la primavera con una passeggiata all'aria aperta. Premi e riconoscimenti per tutti come sempre, vincitori e semplici iscritti, famiglie e gruppi numerosi, scolaresche. La camminata è tutto questo e guai se non lo fosse e non si riproponesse ad ogni annata perché Iesi a quel punto avrebbe perso un pezzo di se stessa. E allora buona camminata e buona primavera a tutti.